stiamo vivendo sicuramente una situazione molto difficile che mai ci saremmo aspettati di vivere. Non è facile, e lo si intuisce anche dal mio ciuffo, al pari del presidente Mattarella. Dobbiamo cercare di rispettare quanto più è possibile quelle che sono le regole imposte dal governo e cercare di restare in casa. Trascorro la giornata guardando serie TV e, siccome sono anche un fisioterapista, sto facendo tanti corsi di formazione per cercare di arrivare quanto più pronto è possibile al ritorno alla vita normale, alle attività normali, insomma. In questo momento lo sport sicuramente passa un attimino in secondo piano, visto che è la salute la cosa che più preoccupa tutti. Sto cercando di allenarmi facendo qualche corsetta nel giardino. Fortunatamente ho una casa con un giardino ed un canestro, quindi ogni tanto corricchio un po' in giardino, faccio due tiri a canestro e cerco quantomeno di mantenermi un poco in attività. Nonostante, voglio dire, da pochi giorni sia arrivata la notizia che i campionati sono ormai terminati e quindi ormai bisogna solo prepararsi alla prossima stagione, sperando che, insomma, tutto vada bene e finisca quanto prima è possibile. Mi è capitato di sentire telefonicamente, con videochiamate, diversi compagni di squadra attuali e ex compagni di squadra, tutti più o meno nella stessa identica situazione, in casa, che cercano di fare quello che riescono fondamentalmente e mantenersi un po' in forma, ma non è facile sicuramente. Faccio il mio più grosso in bocca al lupo a tutti gli avellinesi e a tutti gli amici che ci ascoltano e mi raccomando, state a casa.